È stato inaugurato a Ponte Egola, nel comune di San Miniato, nel cuore del distretto produttivo del cuoio, il nuovo stabilimento della Vamas, suo edificio nato nel 1973. All'evento ha partecipato il presidente della regione toscana Enrico Rossi. L'azienda è capofila di un progetto di filiera che coinvolge 24 piccole e medie imprese toscane per un totale di 250 addetti e l'inaugurazione dello stabilimento in un capannone di 2000 metri quadrati, ristrutturato con 2 milioni di euro, arriva dopo il protocollo d'intesa siglato da Vamas e Regione Toscana nel 2018 per puntare a una produzione a chilometro zero. La base del grande sistema della moda che c'è in Toscana e che è la grande ricchezza della Toscana, quella che dà lavoro a decine di migliaia di persone in questa regione. Produce un contributo straordinario per il PIL, perché non è solo il lavoro diretto ma anche tutto il lavoro collegato a questo sistema della moda. Il capannone che oggi ospita il nuovo stabilimento della Vamas e che prima ospitava il cuoieficio toscano è stato interamente rinnovato e nel 2019 sono state fatte nuove assunzioni. Abbiamo questa nuova fabbrica che è un trasferimento di un'azienda che era a 20 km dal nostro territorio, dalla nostra sede madre, e l'abbiamo portata qui a 400 metri dalla sede madre. E nulla, a questo punto qui abbiamo tutte le nostre aziende a chilometro zero. Nel corso della visita il presidente ha anche ricordato che la regione varerà un marchio di lavorazione per identificare ogni prodotto realizzato in Toscana, sia agricolo che manifatturiero.